Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo di come fare per migliorare la nostra capacità polmonare. Cantare in libertà. Bene ragazzi, a che cosa serve migliorare la nostra capacità polmonare? Essendo noi dei cantanti, dobbiamo gestire la nostra voce e il suono che esce con l'aria in uscita. Quindi, più ne abbiamo a disposizione, meglio è. Ci sono delle canzoni che necessitano davvero di una grande quantità di aria, dove noi non possiamo fare delle pause in mezzo. Ad esempio, una canzone che mi viene in mente è quella di Max Gazzè, Sotto casa. Se ve la ricordate. Apra la sua porta, faccia presto, non importa cosa crede lei di questo movimento, ma l'avverto che al suo posto non ci pensare due volte, tanto l'imminente arrivo di Gesù, perché poi non torna più. Mi sono reso conto che serpeggia fra i credenti il malcontento per la pioggia di mancati appuntamenti dei millenni, ma si metta nei suoi panni quell'incetta di pianeti da salvare, di pianeti da salvare, possa la bontà del. Quindi lui respira davvero poche volte nel corso della canzone. Quindi, come possiamo fare noi per mantenere questo sostegno di aria senza disperderla? Possiamo intanto migliorare quello che è la nostra capacità polmonare con degli esercizi che adesso vi dirò. E poi sicuramente dobbiamo fare in modo di non sprecare aria quando noi stiamo cantando. Quindi non apra la sua porta, faccia presto, non importa cosa crede lei di questo movimento, con quest'aria che esce, svuotando subito i polmoni, ma mantenendo questa rigidità e questo appoggio, come se fossimo in apnea. Apra la sua porta, faccia presto, non importa cosa crede lei di questo movimento, ma e portando il suono soprattutto in questa zona di risonanza e non svuotando l'aria. Quali sono gli esercizi che noi possiamo fare? C'è un esercizio molto semplice che è quello di contare, semplicemente, mettete un cronometro e contate quanti secondi potete. Tipo, mettiamo un cronometro, io adesso non ho il cronometro con me, però facciamo finta che questi siano i secondi. Prendiamo un bel respiro. Facciamo un attimo di apnea e poi iniziamo a contare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, eccetera. Io conto parecchio. E quindi, dopo aver fatto questi esercizi, noi magari siamo arrivati a 20. Dopo aver fatto questo esercizio, proviamo a rifarlo e facciamo questo, diciamo, questo escamotage. Noi abbiamo detto che si respira con il diaframma, per chi non sa come si fa, c'è una puntata, magari vi metto il link in descrizione, andatela a guardare. Quindi noi intanto dobbiamo fare abbassare il diaframma, riempire i polmoni nella parte bassa, poi subito dopo che abbiamo preso tanta aria dal naso, ad esempio, in maniera rilassata e lenta, l'ultima parte prendiamola anche riempendo i polmoni anche nella parte alta. In questo modo avremo ancora più aria a disposizione. Faccio vedere bene il profilo. Avremo riempito tutto. E proviamo a contare di nuovo cercando di superare quel numerino che abbiamo fatto prima, il 20 o quello che è. Quindi vedrete che sicuramente riuscirete a contare un po' di più prendendo proprio più aria. Inoltre, sempre con l'aiuto di un cronometro, vedete quanto tempo riuscite a stare senza respirare, proprio in apnea. Sedetevi, azionate il cronometro, come se fossimo sott'acqua. Manteniamo il respiro e possiamo piano piano, quando sentite la necessità di respirare, prima di respirare provate a rilasciare poco poco di aria. Prima di prendere aria, provate
alla fine. Fino a che poi respirate. Una volta che voi avete cronometrato il vostro tempo, che sarà di 50 secondi, ad esempio, proverete poi nei giorni successivi a battere il vostro stesso record. In questo modo, siccome i polmoni sono elastici, noi potremo migliorare la nostra capacità polmonare. Dopo aver fatto questo, c'è un altro esercizio che vi voglio consigliare, che è unire l'apnea con l'esercizio dei numeri. Quindi noi possiamo, ad esempio, fare 10 secondi di apnea e 10 secondi contiamo. Poi 7 apnea e 7 contiamo, 3 apnea e 3 contiamo, così alternando con un unico respiro, in modo che iniziamo a gestire proprio l'aria anche in fuoriuscita. Tipo io faccio, aziono il cronometro. E poi, continuando a far andare il cronometro, inizio a contare seguendo i numeri dall'11 in poi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poi faccio di nuovo apnea per 7 secondi. E poi inizio a contare 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poi 3 secondi di apnea. 1, 2, 3. A questo punto avrò finito il mio esercizio. Questi sono in tutto 40 secondi e poi provate ad aumentare questi numerini se volete o a diminuire nel caso non ce la facciate. Comunque questo dovrebbe essere abbastanza semplice per tutti. Se volete potete fare anche un esercizio al pianoforte utilizzando un vocalizzo semplice di 5 note. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. E utilizzate queste 5 vocali in ordine I, E, A, O, U, e cercate di farle tutte di seguito. Prendete un bel respiro. Apnea. Poi provate a tornare indietro, quindi dalla U. Fate O, A, E, I. Sempre di seguito e cercate, diciamo, di fare questo esercizio in quest'ordine finché ce la fate. Facciamo una prova. Vedete dove riuscite ad arrivare. Io ho utilizzato Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Voi prendete una tonalità comoda per la vostra voce, può essere anche Mi. E fate questo esercizio e cercate di arrivare fino in fondo, sempre sostenendo con il diaframma questo fiato. È importantissimo poter gestire la nostra aria ed averne a disposizione tanta, perché sappiamo che l'aria è la nostra benzina e anche se è gratuita e ne abbiamo a disposizione tanta, a volte non riusciamo a fare una sosta durante le canzoni e quindi c'è il pericolo di restare a piedi.